circa, che presenta delle scene bibliche che richiamano il battesimo e delle piante, come per esempio il papiro, quello di loto scolpito nella base del monte battesimale, che richiama appunto l'acqua come sorgente, sorgente di vita. Questa era una zona che aveva molti picapedras, ovvero scalpellini. E tuttora l'unica famiglia di scalpellini autorizzata dalla sovrintendenza a eseguire il restauro è di Liboni. I fratelli Liboni sono gli unici in Sardegna che sono autorizzati dalla sovrintendenza per restauro e scultura ex novo di intrapite. Però qui era molto diffusa come arte quella dello scalpellino. Non è proprio alla parrocchiale di Sorradile, che all'interno è tutta. Le colonne sono tutte scolpite. Qui le cave di blocchi di Trachiti hanno dato parecchio lavoro fino alla metà degli anni 90. Fino al 95 circa era davvero fonte di reddito. Qui c'erano quattro cave di Trachiti. Qui solo qui hanno vinto. Addirittura avevate il Domus de Janus, che sono, sì, state, che sono state cavate purtroppo. Cavate, e appunto, sì, è rimasto quasi niente per le cave di. Sì, sì, quindi 3.000, no, di più di 4.000 anni di storia, cancellati. Però sono rimaste paradossalmente integre quelle all'interno del paese. Ci sono case che sono state costruite proprio sulle Domus, sì, sulle Domus de Janus. Sì. Sì, forse alcune cantine sono Domus de Janus. No, sono proprio conservate, quelle che sono rimaste dentro il paese sono proprio conservate. Lungo la via dove ci sono qui. Allora c'è la piazzetta principale di Lugano, c'è la farmacia, si scende lì dove c'è la farmacia, il primo vicolo sulla destra scendendo ci sono Domus de Janus de Sangrone, perché con il rione si chiama Sangrone. Mentre in quelle che sono state in parte cavate, ma poco è rimasto di Argiola de Coi, e lì hanno salvato, diciamo, quella più importante, che presenta anche delle strutture pittografiche che richiamano al culto del dio della fertilità maschile. Però poi il resto è stato tutto distrutto dalle cave di Trachiti. Ma anche ci sono cave addirittura anche nel mio paese. Sì, salendo vedremo questa cava, salendo poi. E ci fai vedere, se non c'è altro da raccontare qui, ci fai vedere la casa di quelli di Cinanzo, sì, sì, stessi. Sì, aperta. Poi qui dentro ci sono ancora degli ex foto, come si usava, sono delle mani, delle gambe, venite a vedere, stacchiamo. Ma da Daulin abbiamo salvato tantissimi di ex voto, sempre in questo stile. Ecco, teste, piedi, gambe anche di animali, seli. Ecco. Sì. Ecco. Questo è molto interessante. Sì. Nelle chiese campestri abbiamo qualcosa del genere, anche a Ghilarza, per San, sì, Serafino, San Serafino c'è anche lì, ecco. Piedi, mammelle, braccia. Castagno sicuramente, sì, sì, sì. Castagno sardo. Molto interessante. E qui abbiamo che cosa? Questo è l'ex foto di un soldato, sì. Un soldato che è tornato di sicuro dalla